Ciao leggine, benvenute a un nuovo appuntamento di 5 consigli per. Questa volta vedremo 5 consigli per i regali di Natale. Fare i regali è sempre un macello, non si sa mai bene cosa acquistare, eccetera. E questa volta vedremo che cosa ci consigliano i custodi di luce. Come al solito lo facciamo con questo meraviglioso oracolo. Ma andiamo subito a vedere. Io per prima sono curiosissima. Vediamo. Allora. Intanto, come state? Vi state preparando a queste vacanze di Natale? Fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale delle leggi della magia e soprattutto poi se il video vi piace regalateci un like. Primo saggio consiglio per fare i regali di Natale. Allora, Maria, la Vergine Maria, Madre Maria. Allora, il suo consiglio è quello di fare regali di pace e di amore, quindi cercare di regalare cose che diano un messaggio di pace. Questo soprattutto magari per i bambini o per i più piccoli. Cercate, anche se magari loro lo preferiscono, di non regalargli qualcosa che inneggi alla violenza, magari ci sono a volte dei videogiochi un po' violenti, eccetera. Scegliete qualcosa che magari lì per lì potrebbe piacergli un po' meno, ma che sul lungo periodo gli stimoli la pace e l'amore. E questo vale anche per le persone, diciamo, i coetanei, eccetera. Fate regali dal cuore e che siano regali di pace. Secondo consiglio. Rada. Allora, per il fidanzato, il marito, la fiamma gemella, un regalo che lo incendi. Allora, questo è molto, diciamo così, Rada è la compagna, l'amata sposa di Krishna e il suo consiglio quindi è un qualcosa di un po' piccante per riaccendere la fiamma, quindi al vostro compagno, al vostro marito, se magari la routine si è un po' insinuata, eccetera, regalategli qualcosa di privato, magari glielo fate scattare in un altro momento, così può essere magari, non so, qualcosa di simpatico che potete utilizzare poi voi per riaccendere il desiderio, qualcosa di così che lo, insomma, che sia un po' fuori dalle righe, ecco, qualcosa di piccante per riaccendere il desiderio, può anche essere un weekend, può essere una giornata solo voi, una giornata alla spa, così, o perché no, qualcosa di sfizioso e piccante, lasciatevi ispirare dall'amore passionale. Carta numero 3 e quindi consiglio numero 3, oh, che dite, questa si è mossa? Vabbè, allora Lord Ganesh, questa è simpatica, se volete, diciamo, fare un regalo simpatico agli amici, anche un po' low price, potreste regalare dei, non so, dei gratta e vinci o biglietti della lotteria, anche da un euro o così, e tentare la sorte. Infatti Ganesh è un... il dio dell'infinito, il dio elefante dell'infinita abbondanza. Qui dove mi trovo adesso in Thailandia ci sono tantissime sue statue e vengono sempre fatte offerte di monetine. Quindi se decidete di regalare appunto il biglietto della lotteria o piuttosto i gratta e vinci, che così, che può essere anche un pensierino da un euro così, prima di farlo potete anche decidere di lasciarli magari una sera con qualche monetina, anche quelle di rame, perché comunque quelle rosse come colore a Ganesh piacciono, e una candelina, benedirle, che possa la ricchezza arrivare alle persone a cui donerete questo piccolo regalo. Questa è un'idea, però insomma è per incentivare l'abbondanza, o se no il famoso soldino, no? Un po' come fanno le nonne che regalano il soldino, ecco, se non sapete cosa fare, avete magari delle persone, potete fare o regalare un soldino o un buono, per esempio, no? E tipo, non so, buono di qualcosa da spendere, però in realtà Ganesh è l'abbondanza, quella un po' anche da vincita imprevista, quindi perché no? A me stanno stupendo le risposte che danno, cioè hanno un regalo per tutti. Ogni volta mi vengono in mente questi video da fare, proprio come se fa questo, oltre ai vostri suggerimenti che cerco sempre di accontentare, e poi loro mi stupiscono. E vabbè. Quarto. Allora,
qui abbiamo Kalima, quindi Kali, che in realtà questa è una sfida, nel senso di fare quei regali per quelle persone ci sta sempre qualcuno a cui siamo costretti a fare il regalo, ma magari non ci va tanto. Perché? Perché magari ci fanno sempre dei brutti regali, magari non lo so, facciamo una persona di famiglia con cui andiamo, sì, d'accordo, ma magari vediamo solo a Natale, insomma così. Ecco, questa sfida è a stupirla, o stupirlo. Siate particolarmente generosi, fate un regalo classico, ma lasciatela di stucco. Ci sta sempre quella persona che ti regala sempre, non lo so, i guantini un po' micragnosi o piuttosto un pentolino. Pensierino proprio minimo. Bene, a quella persona voi invece stupitela, magari gli fate una bella bottiglia di vino piuttosto che non lo so, un assortimento di tè, scegliete voi un libro, e così la lasciate un po', come dire, dategli uno scacco morale, perché Kali è una dea che non ha paura di niente, non ha paura dei giudizi, non ha paura come dire, di essere superiore, di dimostrare la sua superiorità perché appunto è una grande madre. Quindi prendete esempio da lei e, come dire, fate bella figura anche con chi, tra virgolette, qualche volta non se l'ha meritato. Ultimo consiglio, vediamo Grintara. Allora, qui invece è per qualcuno a cui tenete, quindi la mamma, la sorella o insomma qualcuno che qui si sta arrampicando sul mio computer un piccolo scorpioncino, piccino piccino, quindi non fa tanta paura, se ci riesco ve lo faccio vedere, ma è scappato. Va bene, ok. Qui ci sono tanti abitanti. Allora, Grintara, dicevo, un regalo per la mamma, per la sorella, regalo per le persone, insomma, care, proprio care, 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 la migliore amica, così, al femminile. Regalatevi qualcosa da fare insieme. Oddio, che vento! Qualcosa da fare insieme, che può essere, per esempio, un pomeriggio da qualche parte, in una beauty spa, oppure può essere, non so, che so, un trattamento di bellezza. Ecco, fate felici la parte femminile di questa persona a cui tenete. E può essere la suocera, insomma, al femminile questo, la nonna, così, un regalo per la sua bellezza, per il suo benessere. Quindi, i consigli dei guardiani di luce sono per i più piccini, qualcosa di non violento, anzi, qualcosa che inneggia alla pace e all'amore. Poi, per il partner, qualcosa di piccante solo per voi. Per gli amici, qualcosa che sfidi la sorte e che magari li faccia vincere. Per la persona a cui, se potevamo, non avremmo fatto il regalo, ma glielo dobbiamo fare perché purtroppo questa è una delle cose dello spirito natalizio, fate le signore e distinguetevi e fategli comunque un bel regalo, magari un bel libro, perché no, uno dei libri delle leggi della magia, così magari fa anche un po' di crescita personale, l'anno prossimo vi farà anche lei un bel regalo. E infine, per le persone a cui volete bene al femminile, un qualcosa che aiuti la sua bellezza e a sentirsi ancora più bella. Ragazze, fare questo video è stato bellissimo, mie care leggine, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, se il video ti è piaciuto regalaci un like e buoni regali di Natale, fammi sapere come vanno. Ciao!